da Socrate. Sì, sono in tante culture. Cioè, tu pensi una cosa che ovviamente nella Grecia antica era diffusa, ma è diffusissima in tante culture, cioè di considerare come vengono trattati i genitori dei figli per capire com'è la persona, se la persona è affidabile o meno. Perché tu fai questo ragionamento: se lui non è riconoscente verso i suoi genitori, allora probabilmente verso gli amici o verso gli sconosciuti, verso i suoi concittadini, se non li riconoscete coi genitori non lo sarà nemmeno con loro. Invece se è riconoscente coi genitori vuol dire che è una persona brava. Allora in tante culture è così, ad esempio in Cina forse più che in ogni altra cultura hanno proprio, tengono in tante considerazioni i genitori. Appunto hanno anche una parola per esprimere la pietà filiale, quella che noi potremmo chiamare pietà filiale. Però secondo me è sbagliata questa cosa, cioè non è sbagliata la pietà filiale, l'essere riconoscenti e grati verso i genitori. È sbagliato però prendere questo come metro della persona, perché è pieno di persone molto cattive, persone inaffidabili, che invece sono tenerissime con i genitori, farebbero di tutto per i genitori. Si può prendere in considerazione appunto come metro un'altra cosa, quella che potremmo chiamare la pietà coniugale. Perché invece con i coniugi già cominci a vedere un po' come la persona, se è affidabile o meno. Un esempio tipico, pensa a questo: se c'è una persona a cui devi affidare un compito, ma mi sembra che tu, tra l'altro, questo discorso lo facessi, cioè se tu devi affidare magari a un amministratore, facciamo pure un politico, no? Che deve essere affidabile, non deve essere corrotto. E questo politico qui ha già tradito 5 mogli, ha già fatto un sacco di persone con le quali aveva promesso di essere fedele per tutta la vita, no? Se fa queste cose, se comincia a tradirle, poi dici: ma scusami, non è nemmeno in grado di restare fedele a sua moglie per, possiamo dire, un po' di sesso, no? E figuriamoci poi per dei soldi, per il potere, cosa potrebbe fare, no? Sai, questo è già un metro, è un metro di giudizio più corretto, perché invece con i genitori non c'è già la tentazione: ah, voglio prendere un altro padre. Mentre invece con il coniuge c'è la tentazione. Quindi, ma vanno un po' piano qua. Quindi già riesci a capire se è una persona affidabile o meno, perché vedi che resiste a delle tentazioni un po', alle quali comunque è facile resistere, mentre invece è facile invece che uno un po' inaffidabile non resiste. È proprio la prima cosa alla quale non resiste una persona non affidabile. Cioè una persona che si fa corrompere per denaro si fa già corrompere prima di solito per del sesso, no? È una cosa piuttosto facile che accada. Per questo la pietà coniugale è molto più, possiamo chiamarla semplicemente la fedeltà, è un parametro molto più indicativo, ma non appunto per una questione magari di puritanismo, no? Di puritanesimo. Per una questione proprio sociale. Cioè, immaginiamo questo, una cultura, una società davvero monogamica, in cui le persone si fidanzano da ragazzi e poi stanno con la stessa persona per tutta la vita. In quella cultura lì, innanzitutto, se c'è una persona che tradisce, allora che la inquadri subito, dici: questo qui non è tanto affidabile, forse non gli dobbiamo dare troppa responsabilità, perché probabilmente, ovviamente questo discorso qui non vale se questa persona qui è cresciuta in un'altra società, magari se è cresciuta nella Grecia dove è normale essere infedeli, non puoi capire se la persona è affidabile o meno. Ad esempio tu, Socrate, immagino che tu abbia tradito tante volte tua moglie, però questo non è un parametro indicativo della tua... Se sei poi un buon cittadino o un cattivo cittadino. Tu mi sembri essere un buon cittadino, hai tradito tante volte tua moglie, quindi non è indicativo. Però in un'altra società in cui c'è piena monogamia individui subito una persona corrotta o meno. Capisci subito qual è la cifra morale di una persona in questo modo. Facciamo degli esempi. E poi, tra l'altro, non capisci solo come la persona. Forse una cosa ancora più importante: eviti i conflitti all'interno della società per futili motivi. Di solito, uno dei principali motivi di invidia, gelosia, anche i nemici, la creazione di fazioni,
è dovuta proprio al fatto che c'è competizione eccessiva per ragioni sessuali. Cioè, guarda un attimo, proprio con te nell'antica Grecia. Tu e Crizia, mi sembra, siete stati, abbiate poi avuto cattivi rapporti, perché tu avevi detto che Crizia andava troppo dietro i ragazzi, no? Sai, che sembrava un porco che voleva strofinarsi sulle pietre, sui sassi. Ecco, vedi, se ci fosse stata davvero monogamia, Crizia non avrebbe avuto questa attrazione solo per il suo fidanzato, la sua fidanzata, ma che sarebbe poi stato suo marito, sua moglie. Ok, non avevate matrimoni dello stesso sesso, però il concetto è quello, cioè che stai con una persona e stai con quella per sempre. Allora già lì non ci sono poi ragioni di attrito, perché magari uno si contende Eutidemo, Crizia vuole stare con Eutidemo, anche tu vuoi stare con Eutidemo, perché tanto state con tante persone, quindi è normale che poi vi contendiate gli stessi e poi diventate nemici tra voi, no? Sai, questa è una cosa simile, era successo con Achille Agamennone, sai? Agamennone vuole la schiava, Achille vuole tenersela. Agamennone, che è più potente, la prende e Achille si arrabbia e se ne va via. Sai, capitano queste cose, eh? E sono appunto spesso legate a ragioni di, possiamo chiamarlo amore, ma in quel caso è più sesso proprio. Vedi, in questo modo qui risolvi tantissimi problemi. Se ci fosse una società in cui proprio c'è monogamia piena, un'altra cosa che ci sarebbe è questa. Ci sarebbe un vero rapporto paritario tra uomini e donne, mentre invece adesso, tra manni e donne, mentre adesso spesso questo rapporto qui è viziato, perché magari c'è sempre la possibilità che uno ci provi con l'altra o l'altra con l'altro. Invece in questo modo qui, se ci fosse certezza che proprio non è normale essere monogami, quindi se uno è fidanzato può tranquillamente stare, cioè che se con tutte le persone che conosce sono tutte amiche, non può avere seconde intenzioni, allora lì davvero c'è parità. Sai, c'è lo stesso rapporto che c'è in una società, ad esempio nella società attuale, dove comunque l'omosessualità non è troppo ben vista, no? Intendo lo stesso rapporto che c'è tra uomo e uomo nella società attuale. Cioè nella società attuale, se tu hai un amico, non ti immagini che poi quello abbia un secondo fine, no? Né tu hai un secondo fine verso di lui, è semplicemente un amico, perché si presume che o è omosessuale dichiarato oppure che non lo sia. Presumi così, ovviamente ci sono anche delle eccezioni. Già nel tuo caso, secondo me in Grecia vi creavate tantissime fazioni anche per questo. È facile, sai, siete in un simposio, vi piace lo stesso ragazzo, è facile che litighiate. Cioè non solo litigate per le donne, rischiate di litigare pure per i ragazzini, no? Mi sembra una cosa un po' sciocca, stupida da fare. È stupida anche come è impostata la società. Una società in questo modo è facile che si generi discordia per nulla, no? Per futili motivi. Mamma mia, che processione qua. Guardiamo poi un'altra questione ancora, perché ovviamente non è semplicemente legata al sesso, eh. C'è un'altra ragione ancora. Tu i genitori non li puoi educare, e secondo me fa parte, appunto, l'amore non è legato solo al sesso, è anche legato alla capacità, diciamo, di migliorare la vita alla persona che ami. E tu con i genitori questo non lo puoi fare, lo puoi fare materialmente. Cioè, se tu con i tuoi genitori all'inizio si devono occupare loro di te, poi tu crescendo cominci a occuparti alla fine tu di loro, no? Sempre di più te ne occupi tu di loro, è un aiuto materiale. Però il valore di una persona lo devi considerare in modo, devi guardare che cosa produce, sai, è come se fosse un contadino, no? Devi capire se un bravo contadino, appunto tu fai proprio questi discorsi, un contadino capisce se è un bravo contadino se coltiva poi bene, se vedi che quello che coltiva dà frutto, dà tanto frutto.
Allora, nel caso dei genitori non puoi coltivarli eccessivamente, cioè, guardiamo, all'inizio non sai niente, non sai niente, devi imparare tu da loro. Poi, crescendo, magari diventi, non so, facciamo, diventi un vasaio. E però non è normale che non insegni poi loro a fare il vasaio, no? Perché ormai sono troppo anziani, poi, sai, quando tu cominci a poterglielo insegnare, ormai sono troppo anziani per farlo, no? Per imparare qualcosa. Ne hanno voglia, probabilmente. Quindi non si vede davvero la tua capacità di amare, davvero. Invece, con il coniuge, questo si vede appieno. Con il coniuge, appunto, si capisce un po' come sei tu, anche da come tratti tua moglie. Santipe è famosa per essere una bisbetica. È brutto questo per Socrate. Vuol dire che Socrate non è stato capace di... Socrate che parla tanto con... di filosofia, di discute di tante cose, poi ha la moglie che è una bisbetica, che non... anche sarà stata anche un po' ignorante. Questo non è bello per te, vuol dire che tu sei sterile, sei come un contadino che ha un campo che produce cardi. Sai, si capisce bene in questo modo, ma ovviamente il discorso non riguarda solo del maschio sulla, sai, tu sei un maschio sulla femmina, allo stesso modo la femmina sul maschio, cioè indifferente da coniuge a coniuge, allo stesso modo anche maschio maschio, femmina femmina. Il discorso è questo: bisogna considerare quanto migliori la vita e la rendi, quanto migliori anche la persona proprio. Cioè, migliorare la vita non vuol dire solo in modo materiale, proprio anche in modo, migliorare il carattere, far, non migliorare il carattere, forse far esprimere al meglio il carattere di quella persona. Magari Santipe sarebbe, non so, se tu avessi discusso maggiormente con lei anziché con i tuoi amici, magari sarebbe stata più felice anche lei, non so. E non solo questo, ovviamente prima abbiamo parlato del tradimento. Se una persona tradisce il coniuge o la coniuge, allora è probabilmente tradirà anche gli amici per lo stesso simili motivi, tradirà probabilmente anche il paese, non sarà affidabile al lavoro, può fare cose del genere. Ma allo stesso modo, se trascura la persona, se è troppo preso dai suoi impegni e trascura la persona senza tradirla, comunque vuol dire che quello è una persona probabilmente egoista, sai? Quindi magari sì, può essere utile magari per fare la cosa di cui è appassionato, però per il resto non è troppo affidabile, non è una persona davvero buona, sai, perché ha promesso di dare una bella vita alla persona con cui sta. Se poi non lo fa e non migliora la persona, non fa nulla, sai, è un po' così. E poi guardiamo, allo stesso modo possiamo considerare ancora... Ah, pensa poi se picchia. No, se picchia. Se picchia, se maltratta anche psicologicamente, dai, in quei casi. Sai che non è... Sei una persona un po' inaffidabile, uno che risolve i problemi a caso, che non sa ragionare, no? Pensa a una che sgrida sempre il marito. Sai, non... Ah no, aspetta, devo andare di là. Faccio questa strada stavolta. No, non c'è niente, no? Una società ben fondata è una società in cui si considera la fedeltà coniugale, la pietà coniugale potremmo chiamarla. Cioè, se una persona vedi che si fidanza in giovanissima età, magari a 16 anni o a 18 o a 20, si fidanza con una persona e resta fedele a quella persona per tutta la vita, allora io so che quella persona lì è affidabile. O almeno, no, è un pregiudizio, però un pregiudizio ben fondato, molto più fondato che magari considerare quanta pietà ha verso i genitori, no? Perché appunto quella lì è troppo naturale. Appunto, ah, c'è anche quest'altro elemento, quella è una pietà piuttosto naturale, cioè
tu nasci, si prendono cura di te e tu ti prendi cura di loro, poi è un processo unico, non c'è davvero una scelta. Cioè sì, ovviamente interviene anche la scelta, però è un processo graduale che non percepisci nemmeno, ti sembra una cosa ovvia farlo. Invece con nell'altro caso no, poi sai, è un bel modo anche poi per evitare i contrasti tra persone, no? Sai, è tipico dei dittatori, cioè i dittatori di solito vengono deposti perché cominciano magari ad allungare le mani con sulle mogli di tutti dei consiglieri o delle guardie del corpo, sai, cominciano a fare così e poi quelli cominciano a non digerire la cosa, cominciano a congiurare. Allo stesso modo anche con gli eserciti, sai, gli eserciti di occupazione spesso sono visti male proprio perché cominciano a guardare troppo le ragazze del posto, no? Non per altri motivi, spesso appunto sono futili i motivi. Sai, magari quell'esercito non dà problemi per il resto, però solo perché non sanno essere fedeli alle proprie mogli o alle proprie fidanzate in patria, cominciano ad allungare le mani sulle ragazze del posto e allora poi sulle ragazze o sulle donne anche. E poi la gente si ribella. Sai, crea troppi problemi. È una cosa... basta educare, bisogna dire che stare con... diciamo in generale, l'adulterio, e per adulterio comprendiamo proprio qualsiasi rapporto, non solo rapporto sessuale, anche semplicemente provarci, con la persona con cui non stai, è adulterio. E l'adulterio appunto dovrebbe essere considerato una cosa come l'incesto, sai, l'incesto non ti viene nemmeno da... non hai nemmeno intenzione di... immagino anche da voi nell'antica Grecia. Mentre invece l'adulterio, sai, è una cosa anche piuttosto vista comunque in modo, penso sia da voi ma anche qui adesso, non è vista comunque male come l'incesto. Cioè se uno fa incesto viene, gli amici lo isolano, sai, lo considerano un mostro. Invece con l'adulterio no, magari gli fanno pure i complimenti. E questa è una cosa, se vogliamo impostare una buona società, una società davvero armoniosa, è una cosa da fare. È una cosa fondamentale, sia per capire le persone, se sono affidabili o meno, sia proprio per evitare conflitti inutili, evitare inutili problemi, perché l'arroganza dei superiori, di chi magari è... prova ad avere anche le ragazze degli altri, ma soprattutto, direi soprattutto per evitare i conflitti degli inferiori, di chi è sotto, perché chi è sotto tendenzialmente si aggrega e poi diventa più forte. Quindi è meglio evitare queste cose. Sai, per ragioni un po' stupide, no? Sai, come è successo lì con Achille? Achille era inferiore ad Agamennone. Agamennone aveva più potere. E per una ragione stupida ha fatto quello. Ma in realtà pure con Elena di Troia, no? Bastava. Cioè, lì è stato un adulterio anche quello. Quindi forse tu che sei greco capisci meglio di me pure questo discorso. Va bene, siamo arrivati.